Ospedale Rizzoli di Bologna, Massimo Bonini, operato mercoledì al ginocchio, è l'emblema di un Bologna perseguitato dalla sfortuna ma che non si arrende. No, non si arrende perché mancano ancora tante partite e poi ci possiamo ancora venirne fuori. È logico che sarà molto difficile e dovremo lottare fino all'ultima giornata, fino all'ultimo secondo. Però anche oggi ha dimostrato la squadra che non vuole mollare. Lo spirito di gruppo costruito da Radice al Bologna si estende, come avete sentito, anche agli ospedali, dove insieme a Massimo Bonini sono alcuni dei suoi uomini più importanti, Detari, Poli e ora pure Tricelli. Da oggi il Bologna è anche senza direttore generale, essendo stato sancito il divorzio con Riccardo Sogliani. Ai superstiti il compito di fronteggiare il Milan, campione del mondo. Compito assolto con piena sufficienza, al di là del risultato. E questo nonostante un preciso suggerimento di Franco Baresi, dopo appena 8 minuti, abbia mandato Gullit in gol. Un gol che deve aver fatto credere a molti milanisti di avere ormai la partita in pugno. Gigionando in campo senza più ritmo, il Milan ha in realtà evidenziato la giornata no di molti suoi campioni, Van Basten soprattutto e Donadoni ancora lontano dai suoi livelli. Così, anziché infliggere il colpo del capo, il Milan ha registrato con sufficienza la crescente iniziativa del Bologna, interrotta soltanto da un calcio di punizione battuto da Gullit e alzato da Cousin oltre la traversa. Sicché il Bologna è pervenuto al pareggio, grazie proprio al marcatore di Gullit, biondo, lesto a irrompere su Pazzagli, la palla è finita a Türkılmaz per il suo terzo importante gol in campionato. Poco dopo, Costacurta ha messo lo stesso Türkılmaz in condizione di raddoppiare. Pazzagli ha dovuto salvare in angolo. Il soprassalto milanista si è esaurito in pochi minuti. Rijkaard ha avuto la palla buona, ma Cousin in uscita lo ha neutralizzato. Ancora minore mordente milanista nella ripresa, col Bologna ovviamente più raccolto, puntigliosamente impegnato su ogni palla. È un pareggio prezioso per la squadra di Radice, gioco forza accettato anche da Arrigo Sacchi.